Signore e signori, buonasera, buon pomeriggio, ben ritrovati dal Palaestra di Siena, ultima giornata della regular season del campionato di pallamano, match tra l'Aego Siena e Riva Molteno, un match come abbiamo pubblicato su www.fidenzeviolasupersportlive.com, non ha nessun senso per entrambe le formazioni, purtroppo Siena già certa, ahimè, ai noi, ai tutti, di non poter partecipare alle Coppe Europee, ospita il già retrocesso Riva Molteno. Siena non vince in casa dal turno del 20 febbraio, 33-30 al Trieste, poi giocate recupero più avanti, ero presente in quella partita. Dunque, ultima giornata all'andata, Siena si impose 31-27 con 9 reti di Raulino Bargelli, una partita dunque che vede la formazione lombarda purtroppo già matematicamente retrocessa, ma attenzione a Knezevic con le sue 139 reti segnate, non scontata perché senza condizionamenti da nessuna parte, tutte e due le formazioni cercheranno di chiudere con il miglior risultato possibile. Nikocevic, 141 gol per lui, ha detto: scenderemo in campo per dare più del 100%, l'abbiamo sempre fatto in ogni singola partita, lo abbiamo anche dimostrato a Conversano, dove sabato scorso per tutto il primo tempo Siena ha dato filo da torcere ai già campioni d'Italia, e dunque con Riva Molteno dareva il massimo. Dello stesso avviso Branko Dumnic, veniamo da una partita come quella di Conversano dove i ragazzi hanno dato veramente tutto quello che potevano dare, siamo riusciti a rimanere in partita quasi sino alla fine, sono molto contento dell'impegno e della prestazione dei ragazzi che hanno messo in campo sabato scorso. Oggi ci aspetta una sfida con Molteno, partita dove non ci sarà posta in palio, ci teniamo a far bene, aggiungo io, speriamo di chiudere la regular season con una vittoria casalinga, sono certo che le due squadre scenderanno in campo per dare il massimo e chiudere entrambe con una vittoria, voglio dire, ci ho aggiunto facendo magari il bis di Molteno, 31-27. Dunque l'Aego vorrebbe congedarsi da solo Sballasport, che poteva essere riaperto, ma i vertici della FIG hanno tentennato e dunque l'impianto purtroppo è ancora aperto, con gli impianti che, sportivi che sono aperti tutti dal 1° di giugno. Oggi siamo il 2, Sballasport di Siena tenuto, dico, in poca considerazione, chiusa, si poteva fare assolutamente di più. Allora, vittoria che a Siena sfugge dal terzo di ritorno, era il 20 febbraio, gara però giocata qualche giorno dopo il recupero contro il Trieste, 33-30, da lì il team senese ha inanellato 5 sconfitte, di cui una velenosa interna con lo Spare Repan, 26-27, facendosi imporre il pari casalingo dal Cingoli, 33-33, Pressano, riacchiappati all'ultimo, 31-31, andando a pareggiare a Cassano Magnago, 36-36, vincendo solo a Bressanone col Brixen, 28-25, e poi perdendo con il Fondi a Borgo San Lorenzo, e anche di seguito Albatros Siracusa, Bolzano e sabato scorso Conversano. Siena che viaggia con 785 reti fatte, è il terzo attacco, ma purtroppo con la 14ª difesa con ben 786 subite. Riva Molteno già retrocesso, ultima vittoria per i lombardi il 17 aprile con Cassano Magnago, 28-24, ha da 6 numeri del 663 fatte, penultimo attacco, ma 761 subite, 25 meno di Siena. Dunque attenzione, conduce la classifica marcatori Turkovic Bolzano 212, Jarnstam Fasano 197, da Pirà di Trieste 190, dove abbiamo Crescin Casa al 10° posto con 165, Nikocevic al 14° con 141, e queste sono le classifiche di rendimento per quanto riguarda i due team oggi per i loro migliori frombolieri. Knezevic di gol ne ha 139, pertanto è 15° in classifica davanti a Moretti di Cassano Magnago e Max Pranten
del Merala, del Merano, superando anche Radovicic, ex Siena di Conversano, Di Benedetto, Di Fondi e Vierà del Sassari. Andiamo a vedere quelle che sono le partite in programma. Sassari-Brixen, Castagnino-Manuele e gli arbitri, Trieste-Conversano-Cosenza-Schiavone, Fondi-Pressano-Regalia-Greca, Santarelli-Cingoli-Eppan. Questa è l'unica partita che ha un senso. Chi vince si salva, chi perde retrocede. Cassano-Magnago-Fasano, Bassan-Bernardelle, Ego-Siena, Riva-Moltena, l'arbitreranno i signori Anastasio e Zappaterreno. Alba-Tromerano, Dionisi-Maccarone, Conversano, 47 campione d'Italia, Sassari e Fasano, 36, vanno a giocare le coppe, dove lotta anche Bolzano con i suoi 36. Di seguito Merano 30, Pressano e Siena 29, Brixen 28, Magnago 26, Team Network Albatros Siracusa 22, Trieste 21, Spararepan 19, Saltarelli Cingoli 17, Riva Molteno 14, Banca Popolare Fondi 14. Allora le formazioni con Riva Moltena che schiera con l'11 Brambilla, 22 Tagni, 28 Gligic, 20 Dall'Aglio, 5 Zanoletti, 26 Riva, 55 Alonso, 8 Galizia, 9 Mella, 7 Radaelli, 43 Soldi, 36 Dall'Orto, 32 Beretta, 97 Randes, allenatore signor Onelli. Siena schiera i portieri che sono Leban 1 e Pavani 16, Arcieri 18, Gai il giovanissimo con la maglia numero 2, Carboni anche lui dalle giovanili 33, Bargelli col 7, Casa col 10, Guggino col 23, Pasini col 9, 19 Nikocevic, 14 Senesi, 11 Bronzo, 21 Muoio, allenatore signor Dumnic. Ricordo i direttori della partita che sono i signori Anastasio e Zappa Terreno. Arbitri in maglia rossa, entra Siena dalla porta della loro spogliatoia a sinistra, maglia bianca con inserti, pantaloncini neri e spalline nere, mentre il Riva Molteno pantaloncini neri e maglia dorata. I portieri hanno le maglie rosa con inserti laterali, braccia e spalle nere. Dunque, siamo quasi pronti, vorremmo vedere per accomiatarci da questo campionato prima di tutto una bella partita, e questa sono sicuro che verrà fuori, perché laddove da entrambi le parti non ci sono condizionamenti, purtroppo Siena ha sprecato tantissimo, con troppi pareggi si è preclusa la possibilità di giocarsela fino in fondo per la missione alle coppe, Riva Molteno purtroppo già retrocesse, e allora, come si dice il vecchio detto, vinca assolutamente il migliore. Che sia bello spettacolo e che vi divertiate tutti. Da Stefano Ballerini di Firenze Viola Supersport, chiamato con onore a darvi questa partita su Eleve Sport in voce qui da Siena, è sempre un onore. Poi con il presidente parleremo a bocce ferme di quello che succederà, potrebbe succedere il prossimo anno. Presentazione delle squadre, ovviamente per dovere di ospitalità, prima il Riva Molteno, i portieri hanno il 97 e 32, 97 Randes e il 32 è Beretta. Attenzione, come dicevo, a il loro fromboliere per eccellenza, che da solo vanta 149 gol, 139 gol, Marco Knezevic. Knezevic che però risulterebbe assenza e non messo a referto. Me ne ero proprio
non me ne ero proprio reso conto. Dunque manca il maggior competitor dei nostri per l'attacco di Riva Molteno. Non c'è Knezevic. Vabbè, i ragazzi di Riva Molteno se ne saranno fatti una ragione anticipatamente. E dunque siamo pronti, ovviamente il 5 dato scorrendo dal centrocampo. Allora vedremo per il sorteggio chi batterà la palla al centro per dare via all'incontro. Sono le ore 17, siamo in ritardo di un minutino sull'orario di partenza. Poco conta perché non ci sono condizionamenti che riguardino altre partite, né per la zona coppe né purtroppo per Riva Molteno per la zona retrocessione. I due gruppi davanti alla panchina di Riva Molteno e davanti alla panchina della Ego Siena. Dumnici a dare le ultime istruzioni ai suoi. Ripeto, manca da tantissimo, troppo tempo la vittoria casalinga, e Siena si augura di mettere a posto questa problematica vincendo l'ultimo match interno di stagione. Allora, il Riva Molteno in maglia dorata dovrebbe, se questa è la predisposizione, giocare il primo tempo dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi di Eleven Sport. È un onore, grazie, poter essere qui a parlare al canale che trasmette non solo la pallamano ma anche la pallanuoto e tanti altri sport. Vedremo quali saranno le direttive per la prossima stagione. Un abbraccio a Super Leban. Si parte, attacca Riva Molteno, primo pallone in attacco. Allora vediamo la predisposizione. Il 26, che è Riva, va a sinistra. In mezzo ci sono il 7 Radaelli e il 40 di punta. Ecco, intanto c'è già una problematica perché c'è una maglia 40. Ah sì, Knezevic, allora sì, no, era stato messo da un'altra posizione. Il gol di Riva Molteno che conduce 1-0. Allora c'è anche Knezevic che era stato messo in un'altra parte. Knezevic con il 40. E poi c'è Dedovic con il 10. Bene, 1-0 per i Lombardi, primo attacco portato da Siena che vede Nikočević a destra, Pasini di punta, Casa sul settore di sinistra con Arcieri a sinistra e Bronzo. Perdiamo palla subito, la conquista Riva Molteno, e dunque Riva Molteno palla in mano, avanti 1-0, va ad attaccare la Ego Siena. Knezevic fa da perno centrale, si appoggia a Soldi a destra, poi lì troviamo Brambilla da quella parte, Radaelli che va a darla a Riva, Knezevic di punta, è lui che smista palloni, adesso arriva in suo aiuto Glisic. Bene la difesa del Siena, però c'è contatto sul braccio, l'avevamo rubata. Ma c'è punizione per Riva Molteno. Attacca il sottomarino a segno Knezevic, 2-0 Riva Molteno. E l'inizio premia il team lombardo che assolutamente non ha niente da perdere, anzi tutto da guadagnare qui nella maestosa cornice del Palestra di Siena. Nikočević, Casa, Pasini a sinistra, due passi indietro, Casa, una finta, Nikočević che va, infrazione di campo, la palla torna nella metà campo di Siena. Nikočević non è sveltissimo, altro pallone recuperato da Riva Molteno che va ad attaccare per la terza volta, la difesa dell'Ego Siena in vantaggio doppio 2-0. La palla arriva in soccorso
Eccolo Knežević, pallone tenuto da Soldi che lo dà ancora a Knežević, un passo, una finta, poi viene preso in consegna da casa e da Nikočević, punizione per il Riva Molteno, avanti 2-0. Knežević svaria a destra, una finta, lo scarico, il tiro, ci ha provato con il numero 43 Soldi, abbiamo attutito e poi va a segnare Stefanino Arcieri, primo gol di Arcieri, accorciamo 1-2. E dunque siamo andati a trovare il sacco del 97, Randes è il portiere titolare. Knežević, ritmo, voglio dire, basso, più basso che basso non si può. Knežević ancora riceve, Soldi, la recuperiamo con Pasini che serve Leban, in qualche maniera architettiamo lo smisto, casa, va a tirare Guggino e la mette dentro, abbiamo pareggiato 2-2, 4-16 giocati, due gol per parte, molto bene. Allora Knežević al piccolissimo trotto, non al piccolo, di più, si va per Soldi a destra, Soldi palleggio, Knežević lo smisto, arriva in soccorso uno dei suoi, il tiro in caduta, c'è tiro di rigore per Riva Molteno, è andato a tirare, a subire fallo dall'aglio, aveva tirato fuori ma ovviamente si riparte dal fallo. Knežević contro Leban che di piede l'aveva anche intercettata, Knežević secondo gol su tiro di rigore, 3-1. La rimessa per Siena dalla linea di centrocampo, si parlano Pasini e Nikočević, è entrato Bargelli, Bronzo in retromarcia a piccoli passi va a sistemarsi a destra, Arcieri piccola accelerata, slalom, Pasini, arriva Nikočević, Nikočević, casa, il pallone consegnato a Bargelli che subisce fallo, si riparte con un tiro di punizione battuto e arriva Nikočević, la manata sullo smisto di Nikočević, il gol di Knežević, più semplice di così non si può, terzo gol di Knežević e 4-2 per il team di Riva Molteno, casa, si insinua e va a scaricare in porta, casa, primo gol, 4-3, Siena che deve recuperare un gol, Knežević entra nell'area del pitturato, poi mantiene Soldi la palla, arriva in suo aiuto Brambilla, Soldi, Knežević, Soldi, ancora Knežević, il duetto, arriva dall'aglio, si riparte, adesso è col numero 7 Radaelli in punta, Radaelli, Radaelli va a servire, voleva il consegnato al numero 20, dall'aglio intercetto falloso, braccio su braccio, la punizione per Riva Molteno, battuta Knežević per il numero 7 Radaelli, Knežević si dà il cambio, il tiro vuole una bellezza, palla dietro la schiena in rovesciata dall'aglio, buona l'intenzione ma palla che ruzzola sul fondo, la perdiamo in attacco, attenzione, 1-2-3, il gol del numero 7 Radaelli, contropiede ficcante Riva Molteno, siamo un pochino fragiletti, meno male che ci pensa Krešnik a metterla dentro, doppietta per lui, 4-5. Knežević fa quasi tutto lui, il tiro in caduta del numero 20 dall'aglio, para lo statuario Leban, primo miracolo di Leban, Nikočević prende l'aire, 1-2 sul terzo appoggio, la sbatacchiata in gol di Nikočević, primo gol e siamo di nuovo in parità, strappo di qua, strappo di là, il rientro di Siena sul 5-5-7-50. Come detto, nessuna delle due squadre ha da perdere nulla.
voglio dire, Siena ne ha già persi abbastanza, ha perso la possibilità di lottare fino in fondo per cercare il team senese l'approdo nella classifica che dava l'accesso alle coppe. Il gol del numero 43, la bombardata di soldi, il gol di soldi, 6-5 per Riva Molteno, va via Casa, commette fallo, cercava il fallo, commette passi, perdiamo un altro pallone, l'intercetto buono della difesa di Siena, ancora un pallone, cercava il passo Arcieri che tocca ma non tiene il pallone, ancora arriva Molteno alla meglio, andando a rimpossessarsi di un altro pallone nella sua parte difensiva di campo. Riva Molteno conduce 6-5, 8-48, Knežević, soldi, Knežević, scambio di pallone ripetuto, ancora Knežević che trova il numero 7 Radaelli, Knežević, vediamo cosa si inventa, soldi, palleggio, un passo avanti, un passo indietro, quando Arremba trova l'opposizione di Guccino fallosa, l'arbitro chiama un metro indietro la linea difensiva di Siena. Soldi, soldi, lo scarico, Knežević va a fare una finta, poi se ne va a sinistra, viene raddoppiato Bronzo e Nikočević, ma è falloso, si vorrebbe il rigore ma è ancora tiro di punizione. Radaelli, maglia numero 7, Radaelli 1-2, Knežević cerca un altro sottomano attutito, la palla mi sembrava essere, sì, è stata salvata da Leba ma sul sottomarino del 40, cioè fallo difesa Siena. Allora soldi, soldi, sale la traversa di soldi, si lascia libero perché Arcieri viene ostacolato in cercare di andare a prendere il rimbalzo lungo ancora nella metà campo senese, allora ancora un'azione d'attacco per Riva Molteno, arriva Dall'Aglio, arriva Radaelli, Radaelli cerca il tiro sotto mano, l'attutiamo e poi la ferma Leban. Bronzo 1, sale via Bronzo e si va a mettere a referto il gol del 6-6. Se n'è andato il primo terzo di gara, 10-27, siamo in perfetta parità, 6 gol per parte. La rimessa da metà campo di Riva Molteno, che con la sua maglia oro con pantaloncini neri e calzettoni neri attacca da destra a sinistra. Radaelli, Knežević, soldi, Knežević, arriva Dall'Aglio dietro per Radaelli, 1-2, poi prova a partire Knežević, vede un perimetro da destra, il gol di Riva Molteno, ha segnato il numero 11. Brambilla, primo gol per Brambilla, 7-6 ospiti. Nessuna voglia di andare per le spicce, si va avanti con una ricca collezione di passaggini, piano piano, da una parte, dall'altra, a sinistra, a destra, Pasini per Nikočević, arriva a casa ma Nikočević riceve pallone a sinistra. Poi Arcieri smista ancora a Pasini. Pasini prova a inarcarsi a cercare il terzo tempo. Viene messo a terra da soldi. Punizione casa. Punizione per i ragazzi di casa. Battuto da Bargelli. Nikočević, Bronzo, Pasini, casa. 1-2, la bomba di Casini. Randes la vede quando la palla gonfia il sacco. Casa, terzo gol. Di nuovo parità e sono passati 12 minuti e 11 secondi. Palestra di Siena, ultima giornata infrasettimanale del 2 di giugno, giorno festivo. Auguri a tutti, la festa della Repubblica. Pertanto, giorno che vede normalmente la sfilata delle forze armate. Va a segnare Dall'Aglio, ma mettendo il piede oltre la zona non consentita, gol annullato. Bronzo, bravissimo Randes che allunga la manona a destra e va a intercettare lo schiacciato di Bronzo che gli rimbalza sulla manona. E poi il pallone che arriva a Dall'Aglio,
più semplice di così. 8-7, smarcone per Dall'Aglio che si libra sul piede d'appoggio e scarica in gol alle spalle del prode Leban. 8-7, Pasini, Bargelli, Casa, vero regista dell'Ego Siena, Nikocevic, Casa, Pasini, ancora Casa, Nikocevic che ricordo ha giocato per tutto il girone di ritorno con un fastidio alla spalla che lo ha menomato più volte. Non abbiamo mai visto il vero Nikocevic, spesso le sue frombolate, i suoi gol clamorosi, ma Casa, lo smisto, Pasini, Nikocevic, 1-2, va a destra, Bronzo non parte il perimetro da destra, Bronzo palleggia, trova l'incuneo, il fallo 2 contro 1, il fallo di Riva, numero 26, punizione, Pasini, attenzione, l'intercetto di... aveva intercettato Riva Molteno, è andato dall'orto a cercare l'uno contro uno, è arrivato però bravissimo Pasini a recuperare posizione e pallone tramite poi l'intervento di Leban. Allora, palla del pareggio in mano a Siena, Arcieri si libera e va a metterla in mezzo a due difensori, bellissimo il gol di Stefanino Arcieri, 8-8, se ne sta per andare il primo, la prima metà del primo tempo, 14:39 a 15 scoccherà il primo quarto d'ora. Siamo 8-8, ha sempre condotto Riva Molteno, anche di due la Ego è sempre riuscita a rientrare bene. Knezevic, parte in palleggio Brambilla poi si libra e va a mettere in gol il secondo gol di Brambilla, 9-8. Casa, il palo e poi in qualche maniera, no, è regolare il recupero di Brambilla stesso, per cui palla per il pareggio alla Ego. Pasini bombarda sul petto di un difensore di Riva Molteno, bravissimo Nikocevic a trovare l'intercetto sul rilancione lungo. Casa, il pallonetto sfortunatissimo di Arcieri, traversa ma fischio arbitrale sulla mano che andava a disegnare il pallonetto, intervento falloso, rigore per la Ego. Arcieri contro Randes, il gol di Arcieri, il pareggio, terzo gol di Arcieri, primo su rigore e siamo 9-9, se n'è andato il primo quarto d'ora e giochiamo la seconda parte del primo tempo dal parità 9-9. Attacca Riva Molteno, Radaelli è entrato col 55, Alonso, Nikocevic per Soldi, Nikocevic, Radaelli, si ferma Radaelli, trova Nikocevic dietro, Soldi ancora per Nikocevic, svaria e arriva Brambilla, 1-2, passaggio a Knezevic, era stato scaricato da Radaelli, fallo su Nikocevic, braccato. Allora, arriva Radaelli, 1-2, prova il perimetro a trovare Brambilla a destro, l'intervento difensivo è falloso di Siena, ancora la battuta di un tiro di punizione per Riva Molteno. Nikocevic, Knezevic lascia partire, fa 1-2, si alza, la palla deviata, angolo per Riva Molteno, ancora un tema d'attacco, Knezevic, 1-2, il tiro... fischio arbitrale, palla che era passata colpevolmente tra le gambine di Leban, gambone, non gambine, fallo, tutto annullato, punizione ancora Riva Molteno, questa volta non è dato il vantaggio, il gol segnato da Riva Molteno, ancora Knezevic a dettare i temi, un destra sinistra, lo scarico, il tiro in girata di Dall'Aglio, palla di rimbalzo che va oltre la trasversale ma sulla soluzione cercata in tuffo arriva il contatto falloso. Allora dentro Senesi, anzi Pavani, abbiate pietà, dentro Pavani che è, come si dice, uno specializzando nel parare i rigori. Knezevic, maglia 40, davanti a lui col 16 Pavani, vediamo chi l'ha più duro.
Ahi, la tocca col piedino Pavani, ma la palla finisce in gol. Knežević, altro gol e altro rigore. 2-2 i tiri dai 7 metri. Torna in panca Pavani e torna tra i pali Leban. 10-9, Riva Molteno. Ritmo sonnolento, ci vuole la punturina del lago per rimanere svegli. Pasini, Bargelli, Casa, dietro per Nikosevic. 1-2, si accentra il tiro, Randes in tuffo lo mette sul fondo, ovviamente non è angolo. Bravo Randes su Nikosevic. Knežević sale, non sgancia il pallone, non è convinto, vorrebbe il fallo. Passi di Knežević, l'ho schiacciato, guarda che gol si mangia il mio amico Raulino Bargelli, 1-1 con Randes che effettua il secondo miracolo in pochi istanti. Palla recuperata per un'infrazione e poi la ruzzolina di Arcieri che beffa Randes. Arcieri in gol per la quarta volta di ruzzolina, giocatore con la maglia 18 nazionale. 10-10 al 19esimo, mancano 11 minuti alla fine del primo tempo, permane l'equilibrio, ma ripeto, sempre Riva Molteno a fare la partita, a fare la gara. Ego pronta sempre a rientrare e a non farsi staccare. Soldi Knežević, soldi ancora, gioca sulle gambe, arriva Bronzo, Bronzo, Umbertino, 1-2, il pallonetto di Umbertino. 11-10 è il primo vantaggio della partita per la Ego e così va messo all'effetto. Intercetto, fuga in contropiede, 1-2-3 l'elevazione, fulminato Randes, minuto per voi, per noi, linea immediatamente alla mia regia che ringrazio. Inset sono andati al referto, torniamo collegati Stefano Ballerini alla voce per questo Ego Siena Riva Molteno, ultima giornata della regular season, si gioca nell'infrasettimanale del 2 giugno di festa al Palestra. Ego e Riva Molteno sono artigliate sul punteggio di Ego 11, Riva Molteno 10, il gol di Bronzo, l'ultimo, vale il primo vantaggio dell'intero incontro per ora, siglato dai ragazzi di mister Dumnic. Allora Arcieri parla con Dumnic, c'è anche Nikosevic, Trenino, Bargelli, arriva anche Pasini per un chiarimento. Dumnic spiega come si giocano i palloni nella ripartenza sul contropiede, se ho ben capito. Allora dentro Bargelli va in campo, rientra Guggino, maglia 23, Riva Molteno che riparte con la sua maglia oro sotto 10-11, la prima volta che i Lombardi sono in svantaggio qui al Palestra. Knežević, la palla ricevuta da Mella, con la maglia numero 9 è entrato anche Mella, Radaelli, Knežević, Mella. Poi guarda che bello lo smarco del 28 Glišić, ma si erge Leban statuario ad artigliare il pallonetto. Guggino va a tirare, 2 minuti, intervento fallosissimo del numero 28 Glišić appunto su Guggino che ruzzola a terra, colpito sulla mano. Tiro di rigore conseguente per la Ego, va a incaricarsene Stefanino Arcieri, maglia 18. Randes contro Arcieri,
parte Arcieri, la prima finta, il tiro, il gol di Arcieri. Secondo rigore. 12-10 è il primo break operato dalla Ego Siena contro Riva Molteno. Lo aveva fatto 4-2 e 5-3 Riva Molteno in avvio. La Ego aveva risposto presente recuperando due volte. Adesso vediamo qual è la reazione di Riva Molteno, che giostra palla, Radaelli per Knezevic. Arriva Mello. Knezevic fa la finta, voleva lo scarico. Alonso, 1-2, il passaggio che va via in mezzo alle gambe, scappa via, non lo prende con il numero 43 Soldi, ma c'è contatto falloso. Oggi si può anche scherzucchiare. Nikosevic si asciuga gli scarpini, parla con l'arbitro, capo della gara. Dialogo con il sorriso sulle labbra, la battuta del tiro di punizione per Riva Molteno. Casa va con lo spazzolone, secondo ruolo, registra, fromboliere e anche asciugatore di terreno. Bravo Casa, fatto compito assolto, si riparte. Mette la marcia veloce il numero 43 Soldi, poi va a darla Alonso che tenta l'incuneo da sinistra, perimetro che non riesce perché lei bampara, e poi andiamo a segnare in contropiede con Pasini a segnare il primo gol. Attenzione, 13-10 Ego, è il primo strappo dell'incontro, più 3 Siena, che ovviamente vorrebbe chiudere davanti a 10 persone in totale, compreso gli addetti ai lavori, questo campionato con una vittoria che qui manca da tanto, troppo tempo. Siamo andati avanti nelle fasi finali con troppi pareggi e invece di prendere due punti ne prendi uno, hai buttato le residue speranze di lottare fino alla fine per un posto coppe. Radaelli, dopo che c'era stata una prima respinta su un incuneo di bronzo, tiro di punizione fatto, Knezevic, saltello, bello, lo smarcato, va a tirare a colpo sicuro Soldi, è il primo miracolo di Leban che gli si erge davanti. Caro Soldi, in quella condizione non si passa, lì c'è il divieto di passaggio, grande parata di Leban. Pasini, Nikosevic, Pasini di punta, Nikosevic a destra, Pasini dall'altra parte, si fa scaldare le mani a Casa, ancora a Casa, si gira a Casa, il tiro di Casa, colpo sicuro, palo pieno, Spigolino che la rimette in campo e poi guarda che gol va a trovare il numero 43 in mezzo alle gambe Soldi, secondo gol di Soldi in mezzo alle gambe di Taleban, e adesso segna Casa, quarto gol di Casa, siamo 13-11, più 2 Siena. Più 3, 14-11, è più 3, certamente, ovvio. Due minuti. A un giocatore di Riva Molteno che gioca con l'uomo di movimento a porta libera. 6 di movimento, Riva Molteno ovviamente cerca il rientro per attaccare a tutta forza, dunque basta un intercetto e poi lo scarico a porta vuota se si può, grazie. Radaelli, la frombolata di Radaelli, che gol! Radaelli, secondo gol sotto le braccia di un difensore di Riva Molteno, e poi si è cercato di anticipare il rientro di Randes, non inquadrata la porta libera di Riva Molteno da oltre metà campo, si sono guardati un
po' esterefatti i giocatori dell'Ego. Per l'occasione mancata, porta libero, bisogna mettere a posto il mirino. 14-12 più 2, ma arriva Molteno, palla in mano per il meno 1. Radaelli, poi è entrato il numero 55. Il gol di Nikosevic che intercetta e stavolta la depone nel sacco dove non c'è il portiere. Secondo gol di Nikosevic per il 15-12, si riappropria del più 3 l'Ego, nella pallamano, questo è il gioco, non c'è il portiere, giocano in 6. Tutto bene come il gol di Radaelli, tutto male se arriva una manata, un intercetto, si scappa e si mette in mirino. Guarda cosa va a fare, bravo davvero Mella che va e trova un buco, si incunea, va a staccare infilando la palla alle spalle di Leban. 15-12, c'è un time out chiesto da Dumnic che mi sembra non sia contentissimo di come la squadra giostra in campo. Tra l'altro c'era stato un passaggio tenuto forse in gioco da casa, è stato più un passaggio aria che non un passaggio schiacciato. Salto di casa che è ritornato con i piedi sul parquet, non so se tenendo i piedi dentro o fuori, fatto sta che Dumnic ferma immediatamente il gioco. E io cedo linea alla regia. Retromarcia e della presenza di Knežević ce ne siamo accorti subito, 4 gol, 2 di quali su tiro di rigore. Allora arriva Molteno, ha già esaurito il suo minuto, si attarda qualche secondo Dumnic a dare le istruzioni. Arcieri, Pasini, Nikosevic, Bargelli, Casa e Leban in campo e anche Bronzo. Si va, allora il possesso è della Ego, Casa aveva saputo tenere piedi dentro artigliando quel pallone in alto, in cielo, si riparte, possesso Ego, 25-31, 4-29 alla fine del primo tempo, Siena avanti di 2, 15-13, Stefano Ballerini per Eleven Sport, la telecronaca dal palestra di Siena, Pasini a sinistra, Casa, Nikosevic, una finta, Casa, ancora lo scarico per Bronzo, il lob bellissimo a il Pasini a metterlo dentro, grandissimo Bronzo per Pasini, lob a il Pasini, il secondo gol del 16-13, il gol più bello visto questo pomeriggio. Allora attacca, arriva Molteno, Knežević, Radaelli, Knežević, Scala, si fa tutto il perimetro col numero 43 Soldi, c'è un tocco volante di Dall'Aglio, l'intercetto in aria, mano sulla mano e di Arcieri su Dall'Aglio, non è tiro di rigore, la rimessa con un tiro di punizione, Dall'Aglio ovviamente per Knežević, Radaelli, Alonso a aspettare a sinistra e col 43 Soldi a destra per il perimetro, Knežević, il gol di questo scattantissimo Mella, il secondo gol nella difesa non schierata benissimo, Mella legge bene la situazione, si incunea e va a scaricare in gol, 16-14, sempre più 2 per Siena. Nikosevic 26-55, quasi 27, saranno tra poco 3 minuti alla fine della prima frazione. Siena è andata in vantaggio sul
parte mediana terminale dell'incontro, dopo i vantaggi ripetuti anche più due per due volte di Riva Molteno. Nikočević ha abbracciato, contatto del nono tipo, non si può, il fallo di Mella, si riparte, tiro di punizione, Guggino, Nikočević, Guggino, lo scarico per Bronzo, Nikočević, la bombardata ribattuta, ma Nikočević alla mano destra più veloce recupera immediatamente palla. Pasini, il tiro in caduta, mira troppo alta, palla che scheggia la traversa alta e termina sul fondo, occasione per Pasini, autore pochi istanti fa di un bellissimo gol sul servizio volante di Bronzo, Air Pasini. 16-14 è il free ball dunque per Riva Molteno, non hai subito gol, hai palla in mano, devi recuperare due gol, questo pallone potrebbe dare fiato ai Lombardi, vediamo cosa succede. Knežević per Radaelli, si incunea Radaelli, apre le gambe Lebane, Radaelli va a metterla dentro, Radaelli, terzo gol, 16-15 l'avevo detto, pallone importante per Riva Molteno, sfruttato immediatamente. Guggino, Casa, Pasini, rientrato Arcieri dai due minuti, Nikočević, Casa, con la mano indica dove i suoi devono andare a mettersi, Nikočević, Casa, sceglie Pasini, Pasini sceglie Casa, Nikočević, eccolo Pasini, un pallone, 1-2, lo scarico, Casa, palleggio, dietro le spalle, il tiro per... passaggio per Guggino, abbrancato da Dall'Aglio, contatto dello settimo tipo, vediamo che succede, tiro di rigore per Pasini, allora, una finta, due finte, la terza, peccato Randes per Riva Molteno che tocca con un piede, la palla ha uno scarto ed entra in gol, Pasini, terzo gol, il primo su rigore. 17-15, andiamo per gli ultimi secondi, siamo allo scadere dei meno 30 secondi, più 2, ecco, 17-15, Radaelli cerca Knežević che dà al numero 9, Mella, ancora va via con le 43 soldi, col terzo tempo lo scarico verso Alonso, contatto sulla mano della difesa di Siena, punizione, Knežević, il tiro a giro sottomarino intercettato da Leba che però poi fa partire il passaggio lob per Arcieri che dice devi farlo più alto, l'intercetto di Riva Molteno, il pallone artigliato però dalla difesa di Siena, finisce la prima mezz'ora con il seguente punteggio 17, Ego Siena, 15, Riva Molteno, vado immediatamente dalla mia regia, poi intanto compilo lo statino di metà gara.
Bismedair, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura. Eccoci qua di nuovo amici di Eleven Sport, collegati con il palazzone di Siena, il Palaestra. Sta per iniziare il secondo tempo dell'ultimo
turno di regular season di pallamano, la Ego Siena sta ospitando Riva Molteno in una gara dove entrambe le formazioni cercheranno di lasciare il miglior ricordo di sé in questo match che non vale niente né per i senesi né per i lombardi. Siena fuori dalla zona coppe a forza di qualche sconfitta di troppo e di molti pareggi nell'ultima parte del campionato, mentre Riva Molteno purtroppo per il team lombardo è già retrocesso in A2. 17-15 il primo tempo con 5 reti di Knezevic, di cui 2 su rigore, 3 di Brambilla, 1 di Dall'Aglio, 2 di Mella, 3 di Radaelli, 2 di Soldi, mentre per Siena ci sono 4 gol di casa, 1 di Guggino, 3 di Pasini, di cui 1 su rigore, 2 di Nikocevic e 2 di Bronzo, il secondo dei quali è valso il primo vantaggio della partita per Siena. Sull'11-10, fino a lì aveva condotto Riva Molteno con 4-2-5-3, 2 piccoli strappetti. Siena era sempre stata brava e reattiva a rientrare immediatamente. Poi, da quel gol del mio amico Umbertino Bronzo, Siena ha preso le redini dell'incontro e le ha portate fino in fondo con 2 gol di vantaggio al termine dei 30 minuti sul punteggio di 17-15. Ricordo i match che vengono giocati in questa ultima giornata, mentre la Ego Siena ha fatto il rientro in campo in questo istante. Vado veloce con Sassari Brixen in Trieste, Conversano, Fondi Pressano, Cingoli, Eppan, l'unica partita che vale la salvezza per entrambe le squadre. Cassano Magnago, Fasano, Ego Siena, Riva Molteno, primo tempo 17-15, Albatro, Alperia, Merano, Conversano, campione d'Italia 47, Sassari e Fasano 36 insieme a Bozen, a 30 il Merano, poi Pressano, Siena 29, 28 Brixen, 26 Cassano Magnago, 2 gradini Albatro a 22, Trieste 21, Spalereppan 19, Cingoli 17, Cingoli deve vincere con 2 gol di scarto, poi Riva Molteno e Fondi retrocesse con 14 punti. Allora siamo pronti per ricominciare la seconda frazione. Ovviamente abbiamo riportato il numerale del primo tempo su www.fidenzeviolasupersportlive.com nella presentazione dell'ultima puntata dei match di oggi, mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Tabellini, il risultato, e siamo partiti con Pasini, Nikocevic, Bronzo, Nikocevic, Pasini ha detto che detta i tempi, casa è a sinistra, in fondo c'è Arcieri da una parte, Bronzo a destra per i perimetri, sale Arcieri, passaggio per Nikocevic, destra a sinistra, lo scarto, casa, una finta, si erge casa e poi va a metterla levando la ragnatela dall'incrocio dei pali. Quinto gol per casa, 18-15 più 3, ecco che dunque parte bene in questo inizio del secondo tempo. Attacca Riva Molteno con l'entrata in campo del numero 22 Tagni, che va a destra per il perimetro, Soldi che riceve da Knezevic, Knezevic lo scarico, Mella, Soldi, non parte Tagni, deve portare palla indietro, Mella va a trovare un perimetro sbagliato da sinistra dal numero 26, Riva che non trova lo specchio di porta, è entrato Bargelli, attacchiamo con Pasini, 1 minuto e 32 se ne sono già andati. Dunque 28 e 24 adesso alla fine del campionato di pallamano. Nikocevic, Pasini, Bargelli che deve ancora andare a mettersi a referto. Casa, Nikocevic, casa, Bronzo che non può partire perché riceve un pallone per aria. Bronzo, Bronzo si libra, poi il braccione non si abbassa, palla alta sulla traversa, bravissimo Nikocevic, secondo recupero della partita. Casa
Arriva il possesso a Bargelli, basta chiamarlo. Primo gol di Bargelli. 4 più. Ego Siena è il massimo vantaggio per il team senese del presidentissimo Marco Sant'Andrea, che saluto da questa postazione. È un onore essere qui per lavorare per l'Ego Siena e per l'Eleven Sport. Mettere la voce della pallamano di Stefano Ballerini di Firenze Viola Super Sport a livello nazionale non è roba di poco conto, se vogliamo. Soldi, Knežević, soldi, Mella. Soldi, Knežević, ritmo che scema sotto il chilometro di velocità. Dall'aglio, Knežević a farsi vedere. Soldi, Knežević, pallone difficoltoso. Arcieri, Arcieri, palla libera. Arcieri quasi non se n'era accorto. Va a depositare la palla nel sacco. Sesto gol per lui. Errore di Riva Molteno. Perde palla, il portiere in panchina. 20-15 più 5, questo è il massimo vantaggio. Dall'aglio, Mella, Mella, ai 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 ai, il gol, il gol, attenzione, il tiro traversa, rimane dentro, aveva tirato Nikosevic dal cerchio di centrocampo, battuto intanto però il buon Pavani. 20-16, mi sono perso il gol, credo Mella, vado quasi sul sicuro se dico Mella. 20-16 più 4 a 3-41, 26-20 alla fine delle ostilità. Casa, bello per Bronzo che non trova lo specchio di porta, va a mettere sul il sostegno esterno della rete, viene messo a terra quando va a tirare in volo, si dispera, batte, va via Zoppin Zoppino, vorrebbe il rigore, non succede niente, la rimessa da parte di Randes che torna in panchina, scatta come una scheggia il numero 22 Tagni, uomini in movimento per Riva Molteno alla ricerca del recupero, mentre Randis torna invece tra i pali. Allora rinuncia a giocare tutto l'attacco Riva Molteno, ha già capito che basta pochissimo, ha tirato dall'aglio in caduta, ha toccato con i piedi Pavani, palla sul fondo, ma rigore sul tiro di dall'aglio ostacolato. Knežević va a consolare dall'aglio, rigore per il Riva Molteno. Chi sono lui? Knežević, Marco, cerca il pallonetto, palla alta, che brutto rigore. Rigore sbagliato da Knežević che ha provato a battere con il pallonetto Pavani, pallone che è passato buon 20 centimetri sulla trasversale. Nikosevic a destra, Gugino per il perimetro di destra, Bargelli va via casa, Bargellini che mette dentro, Bargellino, secondo gol nel secondo tempo, 21-16 ancora più 5. Più ficcante il rientro in campo di Siena che per buoni 20 minuti nel primo era andato veramente a giocarsela a 0,5 km l'ora. Soldi, Knežević, la palla sbagliata da Mella ma recuperata. Bravo, ha accelerato con numero 26 Riva. Knežević va a cercare un perimetro a sinistra e trova il gol il numero 26 Riva. 21-17, 4 i gol adesso di vantaggio per Ego Siena, se ne sono andati i primi 5 minuti. Arcieri, casa, in punta Pasini, Nikosevic, Pasini,
che si guarda un po' a destra, un po' a sinistra, adesso destra, riceve il pallone centrale, trova casa Pasini, cambio di fronte, la botta di Arcieri, imprendibile, che bolide di Arcieri. 22-17, tornano 5 gol di vantaggio. Via Dedovic, rientra Soldi col 43 per Riva Molteno. Knezevic, Mella, vediamo che è più rapido il portiere Randes che recupera palla. Secondo attacco, era andata a cozzare Riva Molteno nel tentativo di poc'anzi. Con palla che era rimbalzata via lontano, il fallo su Soldi, punizione battuta per il Riva Molteno. 6:55, il cronometro corre. Il tiro ha segnato il Soldi con un tiro che ha beccato impreparato Pavani, che ci ha messo il piede di destra, palla che è carambolato sulla base del palo alla sua destra ed è ruzzolata in fondo al sacco, un po' disattento in questo caso, se posso dirlo, Pavani. 22-18 più 4. Arcieri parte, scarica addosso sul De Corpore di Randes che attutisce. Può partire Riva Molteno, Knezevic lo schiacciato, attenzione al contropiede Ego, 3 contro 1, Nikosevic dall'aglio, petto contro petto, si ferma Nikosevic, fallo chiaro, non ho fatto nulla, io mi sono fermato, tu sei venuto addosso a me, dice il povero dall'aglio. Punizione per la Ego Siena, casa, Guggino casa, Pasini, casa, Guggino, casa, vorrebbe Bargelli, casa, si divincola il braccione largo di Randes, braccio sinistro che ribatte il tiro di casa, dall'aglio e stavolta la bella parata in tuffo di Pavani a coprire il lato di destra. Casa, casa, danza casa, si libera, destro all'incrocio dei pali. Casa, secondo gol del secondo tempo per 6 totali. Time out chiesto da Riva Molteno. Punteggio di 23-18, 8:30. La linea subito alla mia regia. Pubblicitario di ogni time out in campo, squadre ancora davanti alle rispettive panchine, a sinistra Riva Molteno, a destra la Ego con i due portieri Leban e Pavani vestiti di blu, con la tuta blu, pantaloni neri, i due portieri con la maglia rosa, Randes il 97 che rientra in campo e la maglia oro bellissima di Riva Molteno. Punteggio di ripresa gioco 8:30, 11:30 alla fine, 22, che poi sono 21:30 se vogliamo fare i conti giusti, i minuti che mancano alla fine delle ostilità. La rimessa in gioco dal centrocampo per Riva Molteno. Soldi, Mella, palla che torna a Mella dal passaggio del numero 26 che è Riva, Mella, Soldi, Knezevic, Soldi, finta lo scarto, Mella, Knezevic si libera, la palla data a Mella, bella la manovra, il gol del numero 22 Tagni, però voglio dire Nikosevic, bomba da destra, la parata di Randes sull'ultimo gol di Tagni, il buon Pavani si mette di schiena e prende il gol senza fiatare. Scontro del quarto tipo. Va via Nikosevic, entra Bargelli, Nikosevic si mette a sedere con un colpo, è andato via Zoppino, cognacchino sulla gamba sinistra.
Allora, vediamo quello che ha deciso l'arbitro. Dovrebbe essere una punizione. Gioco manovrato alla rimessa per Riva Molteno. Rimane in porta Pavani. L'ultimo gol non perfettibile, ti metti di schiena e non reagisci. Knežević, soldi che danza, Mella, Knežević, arriva la palla a Dall'Aglio sul marcamento di Arcieri. Dall'Aglio fa una tripla capitombolo, triplo salto mortale. Arcieri dice: ha fatto tutto da solo, mi è russolato di fianco, io non ho mosso il braccio. C'è tiro di rigore per Knežević. La palla toccata ancora da Pavani, ma si insacca. Il gol di Knežević. Sesto gol di Knežević con tre rigori, ma c'è anche l'errore ad inizio del secondo tempo. 23-20 più 3 Siena. 10-31 se n'è andato il primo terzo di gara. 29-30 alla fine. 19 alla fine della partita. Arcieri fallo su Arcieri, preso per la mano. La bella azione di casa, due finte, poi rimane in cielo e va a scagliarla alle spalle di Randes. Casa 7 gol, il terzo nella ripresa. Ha segnato Mella, il quarto gol per lui, due nel primo e due nel secondo tempo. 24-21, sempre 3. Adesso il vantaggio per Siena oscilla dai 3 ai 4 gol a seconda delle situazioni. Casa, una finta, Casa parte, rimane in cielo, poi fa partire il bolide para Randes. Bronzo, seconda fase di attacco, Bronzo in gol. Bronzo, terzo gol, il primo del secondo tempo. 25-21, è ancora il gol del numero 22, Tagni, il secondo gol di Tagni. Palla in mezzo alle gambe di un distratto Pavani. Non benissimo, time out chiesto da Dumnic, che raduna i suoi uomini per parlarne su. Minuto 11:58, punteggio 25-22, ego più 3, linea alla mia regia. Tornate collegati, gentili amici di Eleven Sport, dal Palestra di Siena. Time out che sta per terminare, lo ha chiesto mister Dumnic, non contento delle ultime azioni difensive dei suoi. Siena conduce 25-22, 11:58, quasi 12 alla fine di questo campionato. Allora si riparte, possesso Siena, palla in mano a Stefanino Arcieri. La battuta dal centrocampo di Bargelli, effettuata cosa fatta capo a Guggino, Pasini, Bronzo a piccoli passi. Si chiede al cronometro, in questo caso se posso usare un eufemismo, di correre più di quanto non corrono i giocatori in campo. Bargelli, Pasini, Casa dietro, Guggino, Casa, si alza Casa, schiacciato, perde passi di Casa, ha voluto un po' troppo. Riva Molteno vorrebbe il fallo di Bargelli, che è andato a far contatto. Attacca Riva Molteno, Mella, il passaggio per Riva, è arrivato con la maglia numero 40, Knežević dappertutto. Mella,
Galizia, prima entrata di Galizia con la maglia numero 8. Mella, scarico per Knezevic, il perimetro ed il gol con un pallo netto al giro. Bellissima l'idea del numero 22 Tagni, terzo gol, tutti e tre gol nella ripresa. Pallonetto al giro che si spenge nell'angolo lontano, ma voglio dire, ha lasciato fare tutto Pavani senza darsi troppo disturbo. Casa, punizione battuta per Ego, 25-23, stavolta il divario è di soli due gol. Ha fatto un mini break Riva Molteno, il tiro di Nikosevic che però mette il piede oltre il perimetro, non va bene, non si fa, direbbe Vasco Rossi. Gol annullato, il sottomarino di Knezevic, stavolta è bravo a metterci pugni Pavani, palla deviato fondo campo, si anima la partita, attenzione, palla vacante, Ego la recupera Guggino, casa, tiro di Casa, destro potente, vola ma non ci arriva Randers, il gol di Casa. 4 nel primo e 4 nel secondo tempo senza farsi sconti. Dall'Aglio si libera, palla schiacciata, il gol di Dall'Aglio, secondo gol di Dall'Aglio, 1 nel primo e 1 nel secondo tempo. Rimane più 2 Siena, 26-24, stiamo per arrivare al minuto numero 15, che vorrebbe dire passato anche il primo quarto d'ora della ripresa. Casa, Nikosevic, Casa, vedo delle facce alquanto svogliatelle in giro, ragazzi, forza, voglio lasciare questo campionato con una vittoria che manca da tantissimo troppo tempo. Nikosevic messo a terra da Mella, contatto ancora una volta per Nikosevic, tra la spalla, ginocchio destro, ginocchio sinistro, questa è la seconda botta che prende dell'incontro il nostro 19 che batte la punizione. Casa, Nikosevic che fa segno che tutto va bene col pollice nella sua panchina. Nikosevic, casa Nikosevic, arriva Bargelli, passaggio, casa, Pasini, lo scarico, Nikosevic fa una finta a destra, il palleggio di Casa, palo di Casa e la palla rimane lì, palo di Casa, bella l'azione, è la sua azione predominante, la finta, il palleggio singolo, si libera e poi va a scaricare verso la porta. Sta ripensando ancora all'azione, guarda il tabellone, 26-24, se n'è andato il primo quarto d'ora, 15-43 più 2 Siena, ma Riva Molteno è lì e ci vuole credere fino in fondo. Mella sotto mano, poi va a ribadire il numero 22 Tagni, ma mettendo il piede sulla fettuccia, la prima parata di Pavani. Bargelli, traversa di Bargelli, anche secondo montante consecutivo, prima la base del palo e poi la traversa, prima Casa e poi Bargelli, peccato, palla che andava a cercare la ricezione di Dall'Aglio che si porta a terra Arcieri, fallo in attacco di Dall'Aglio che non ci sta, chiede la sua panchina del perché e per come, poi con i pugni chiusi a dire ma cosa mi hanno fischiato, torna in difesa il 20 dorato di Riva Molteno. La punizione battuta da Pavani per Pasini, che poi azione che si porta a destra, Nikosevic, bronzo, Nikosevic, Pasini, casa, Arcieri a piccoli passi a retromarcia, va a sinistra, Pasini, casa, lo scarico, il gol di Bargelli, terzo gol, tutti nella ripresa ai suoi, 27-24 più 3 Siena, 16-57, comincia il countdown, siamo un po' lunghi, ma countdown è 13 alla fine. Mella, Knezevic dietro a Mella, no, con l'8 non è Mella, il Mella è 9, 8 è Galizia, quello è Mella, Mella, Galizia che parte, lo scarico indietro, voleva servire
Riva per farsi trovare pronti. Il pallonetto di Arcieri, Randes è rimasto a metà del guado, porta libera, il gol di Bargelli, quarto gol di Bargelli. Anzi, non è Bargelli, pardon, è Arcieri. Knežević, una finta, il secondo! Che fucilata di Knežević, bellissimo! Che lascia di sasso il povero Pavani, che non sa a che santo votarsi, alza lo sguardo a cercare il tabellone, che dice 28-25 a 12 dalla fine. Bronzo, Nikošević, Casa, Pasini, Casa, Nikošević, Casa, Pasini, due passi, lo scarico al 10, Casa, la palla a giro, non arriva a Bargelli che va per terra, palla recuperata da il grande intervento stavolta del portiere della Ego, è andata a bloccare una conclusione da un paio di metri, bravo Pavani. Casa, Casa, Bronzo, il perimetro, la trottolina, il gol di Bronzo. Quattro gol di Bronzo, due nel primo e due nel secondo tempo. 29-25, approvato Bargelli. A sorprendere Randes, palla che però di rimbalzo è planata sul sostegno superiore della rete. Occasione per dunque il più 5 di salire sul 30-25, 19-21 si deve asciugare il terreno, Casa che ormai è diventato lo specialista, fa anche le pulizie, chiude il palasport, lava i bagni, insomma uomo tutto fare, però adesso l'incombenza tocca a Gugino, Casa gli ha detto ragazzo impara perché deve toccare anche a te, e allora ci pensa Gugino, che poi va a mettere il mastolone a bordo campo. Gugino e la sua barba abbastanza folta. Punizione battuta da Riva Molteno. Stiamo per varcare il minuto 20. Quando succederà saranno... Eccoli. Manca 30 secondi, anche meno. Sarà meno 10. Mella, la bombardata di Mella, palo di destra, palo di sinistra, palla che si insacca, Mella 5 gol, 3 nel secondo e 2 nel primo, 29-26, la Ego ancora in testa, 3 gol di vantaggio, 19-59, 20, mancano 10 minuti esatti. Stefano Ballerini di Firenze Viola Supersport per Eleven Sport, ultimo turno infrasettimanale di campionato. Palla persa dalla Ego perché su un tocco di Alonso salva tutto. Randes che tocca e mette la palla sul fondo, così sarà. Ed è stata rimessa per Riva Molteno. Knežević, lo scarico a Alonso, torna sui suoi passi sulla linea laterale di sinistra. Galizia, Knežević, Galizia a dettare i temi. Mella, Galizia, i due giovanissimi per Riva Molteno. Arriva Zizic, Knežević tiene palla, Galizia, Knežević si alza, para, la bella rispinta di istinto di Pavani a terra, bravo Pavani, attacca Casa, scarico per Pasini, non parte il perimetro a sinistra per Arcieri che rimette indietro, Pasini si ricomincia dalla semicirconferenza, Nikošević una finta, Pasini, Nikošević trova Bronzo ma non parte Bronzo, Nikošević lo scarico, l'intercetto di Galizia, va via Alonso, Alonso 1, 2, 3, il gol di Alonso, primo gol di Alonso della partita nel secondo tempo, 21-27, 29-27, ancora due gol della Ego, ma arriva Molteno lì pronta a cercare di fare la sorpresa finale. Pertanto Ego, sei avvertita, devi chiudere
il match. Palla che non arriva a Bargelli, intercetto e va in gol il numero 43, Soldi, quarto gol, 29-28, meno 1, time out in campo, applaude Riva Molteno, faccia truce di mister Dumnic, linea alla mia incommensurabile regia. Siamo tornati collegati, gentili amici di Eleven Sport, dal Palaestra di Siena, 29-28, il mega screen sul tetto del Palazzone di Siena, 21-56, mancano 8 minuti e 4 secondi alla fine del campionato di pallamano 2020-2021, con Bersano campione d'Italia, Riva Molteno e Fondi, le squadre retrocesse, ne manca uno tra Spada Reppana e Cingoli e poi c'è da decidere la volatona finale per l'aggiudicazione di tutti i posti Coppa. Purtroppo non partecipa alla Riffa l'Ego Siena, con qualche sconfitta di troppo anche per un punto spesso e volentieri, ma troppi pareggi nella parte terminale del campionato che hanno di fatto eliminato Siena dalla competizione europei del prossimo anno. Pasini Bargelli, pallone importante, dobbiamo andare a mettere ancora qualcosa tra noi e Riva Molteno, il tiro di Nikosevic in caduta, fallo, sarà tiro di punizione? Credo di sì. Va pulito. Allora vediamo chi corre a prendere lo spazzolone, è il numero 10 stavolta della squadra avversaria. Dedovic, che poi però ovviamente lascia a Guggino, che è diventato per la seconda volta il pulitore ufficiale. La prima volta è toccato a casa, le ultime due a Guggino, che ovviamente deve scontare un po' di gioventù rispetto al nazionale di Siena. Cresce in casa, si riparte, 22-37, adesso è davvero countdown. Nikosevic casa gli ha dato un pallone a giro, Nikosevic l'ha guardato, mi dai pallone a effetto, casa va al tiro, Bronzo che voleva il rigore, gesto di stizza di Bronzo, solamente tiro di punizione, casa verso Nikosevic, intercettato da Alonso, la punizione battuta, casa, la palla data a Bargelli, elevazione bolide di Bargelli che va a gonfiare il sacco per Bargelli, quarto gol. Soldi Mella si incune, ha messo a terra Mella lungo il circolare, 30-28 più 2, 23-34, 6 e 30 secondi alla fine della partita. Punizione battuta da Riva Molteno a Alonso, Mella, Galizia, Soldi. Vaga intanto a cercare la posizione Gligic. Alonso, lo scarico, Soldi si ferma, riparte, poi gira una destra potente, Pavani anticipa il tuffo di Alonso che voleva fare il tap-in, Bronzo, il tiro di Bronzo, ha battuto Bronzo che si tira su con una molla, poi si volta dalle parti della tribuna vuota per esternare il disappunto sul duro colpo subito, casa, punizione battuta dalla Ego, 24-25, 5-35, il tiro di casa a effetto che batte Randes,
9 gol per casa, miglior marcatore dell'incontro. Il tiro bello, l'ha tentato Mella a giro, cercava il palo lontano alla destra di Pavani, che pallone che però lambisce, fa letteralmente la barba al palo e non trova il gol. Ci sono due giocatori per terra, Bargelli il primo e Mella il secondo. Botta di Mella sul duro parquet del Palasport Pratese. Ci sarà punizione per Gugino per la quarta volta, ormai è uno specializzando, potrebbero fargli l'esame di come si pulisce un parquet, però non serve perché non si era bagnato il parquet, non c'era possibilità di scivolo. Punizione battuta da Riva Molteno, brutta la palla questa volta del numero 8 Galizia. Poi si cerca uno scarico a destra dove non c'è il responsabile del perimetro di destra, palla persa, buttata. Ah, brutto questo, ha segnato il numero 22 Tagni, in mezzo alle gambe di Pavani. Pavani guarda attonito, ha detto che gol ho preso, guarda il tabellone, 31-29, 25-22, fa 4-26, 4-36 alla fine. Casa, Pasini, occhio Siena al pareggino in ultimo, l'abbiamo già conosciuto troppe volte. Bargelli, Nikosevic, Pasini si va al rallenti, Nikosevic, Casa va altissimo e va a trovare il gol in porta, adesso c'è Beretta. Casa 10 gol, va in doppia cifra, 32-29 più 3, 25-56, 4 alla fine della partita. Entra Galizia, va Dedovic in panca per Riva Molteno. Soldi, Galizia, Mella, Mella cerca l'incuneo a trovare Glisic che però viene chiuso il raddoppio, falloso, punizione Riva Molteno, 26-22, 3-48. Tiro ribattuto, c'ha bravo, bravissimo Arcieri che si rivincola, poi lo scarico, Casa troppo semplice a battere Beretta. Casa se ne va da Volpe dei marcatori. 33-29, più 4 dovrebbe essere il differenziale giusto per Siena per andare a chiudere con una vittoria. Però ancora non è finita. Galizia, Soldi. Ancora Galizia, palleggio, lo scarico a terra. Il bolide segna il primo gol Glisic. Primo gol della sua partita, 33-30 più 3, 27-10, 2-50. Se volete cominciare a contare con me, possiamo farlo volentieri, però poi magari se domani piove. Allora, è entrato il giovane Senesi. Riceve Bargelli che esce. Nikosevic, Arcieri, una finta. Nikosevic va a sinistra, tira addosso a Beretta che para. Palla nelle mani di Riva Molteno. Soldi qui a destra sotto la mia postazione. La bellezza di Glisic che tira dietro la schiena. Bello e reattivo l'intervento di Pavani a mettere in angolo. Che poi angolo non è perché la deviazione del portiere non causa l'angolo. 28, ne mancano due. 120 secondi. Allora, 116, 115, 114, intercetto di Alonso, Alonso, Nikosevic prova, Soldi, il gol di Soldi, quinto gol di Soldi, 33-31, meno 2, attenzione, non è finita, 28-25, concentrati fino in fondo ragazzi di Siena, per favore, occhio alle sorprese. Di pareggi fino all'ultimo, battono le mani i ragazzi di Riva Molteno, bel gesto verso i ragazzi che sono in campo e che se la stanno giocando. Senesi, il tiro, lo spigolo di Senesi, mannaggia, mannaggia. Poi la deviazione dell'arbitro, guarda che gol si mangia Alonso, la deviazione dell'arbitro.
che mette Alonso davanti a Pavani, tiro di Alonso fortunatamente alto. Allora vediamo Gugino specializzando, quanto gli diamo a Gugino? Esame in pulitura di parquet, 30 e lode, via, promosso, si va alla seconda sessione del 2022, bravo Gugino. 28 e 57, si ferma il mega string del palestra, arbitro fiscale, continua Gugino che riporta lo spazzolone a bordo campo. A piccoli passi ride Gugino, se la ride sotto la barba, come si dice, non sotto i baffi. E poi se ne va in panchina. Allora, parte la Ego che ha riconquistato pallone. Nikosevic tiene palla, il palleggio. Senesi, Arcieri, Senesi, palla che non arriva, attenzione, scappa Galizia, la palla importantissima, la parata di Pavani, poteva essere il meno 2 a un minuto dalla fine, miracolo di San Pavani, e questa volta ci vuole bronzo, marcatore altissimo, pressing di Riva Molteno che vuole andare a prendere i palloni rimanenti. Bodizar, Nikosevic, bronzo che parte da lontano, bronzo, stampa il gol bronzo che dovrebbe essere quello della staffa. 34-31 più 3, attenzione Alonso, subito in gol Alonso, secondo gol, 34-32, 29-57, 29-58, 29-59 la sirena, la Ego chiude la stagione 2020-21 con un successo sia pur di stretta misura, battendo Riva Molteno che lascia la 1 col punteggio di 34-32. Intanto che prepara i tabellini, linea ancora alla mia regia. Allora, torniamo collegati, intanto c'è lo scambio dei 5, gimme 5 da una parte e da quell'altra. Knezevic, 5 nel primo, 2 nel secondo, chiude con 7 e con un rigore sbagliato all'inizio della seconda parte. Brambilla 2 ne aveva e 2 li porta in fondo. Tagni, nessun gol nel primo tempo. 4 i finali, Grisic 1, poi Dall'Aglio 2, Riva 1, Alonso 2, tutte e due nel secondo tempo, Mella bravo con 5 gol, 2 e 3 rispettivamente, 3 di Radaelli nel primo tempo, Soldi che ne segna 5, 2 nel primo e 3 nel secondo, bravo Randes e bravo insomma Beretta che è entrato per prendere quasi gol regolarmente. Andiamo alla Ego Siena, ne aveva 5 alla fine del primo tempo Arcieri, ne mette altri 3 e finisce a 8 con 2 rigori. Bargelli chiude con 4 gol. Casa, il migliore, va in doppia cifra, 11 per lui. Poi Gugino, 1 ne aveva e 1 la porta fino in fondo con 4 le puliture del parquet. Pasini 3 gol di cui il terzo sul rigore. Nikosevic 2 nel primo tempo, secondo tempo così così. Bronzo che ne segna 2 nel primo, 3 nel secondo e finisce a quota 5. Allora la Ego si è accomiata dal Palasport Extra Forum di Siena battendo Riva Molteno che onora fino in fondo il suo campionato di A1, purtroppo è scesa qui a Siena con già il fardello pesante e deludente di essere già retrocessa in A2. Perde l'ultimo match, la Ego torna alla vittoria, una vittoria che mancava dal 33 a 30, inferta davanti ai miei occhi, ospite del presidente di Ego Siena, credo qualcosa più di un mesetto fa, 33 a 30, che era l'ultima vittoria in campionato. Chiude Ego Siena 34 a 32. Allora vado a vedere una puntatina sulla situazione, ma ovviamente non abbiamo
i finali degli altri campi. Siena chiude varcando soglia 30, sale a 31, supererebbe Tressano e anche Merano, si piazza alle spalle di Bozen, però non sappiamo i risultati dalle altre parti. Dunque, Stefano Ballerini di Firenze Viola Supersport Live.com saluta e ringrazia gli amici di Eleve Sport per avermi dato la possibilità per la seconda volta di raccontarvi la cronaca qui dal Palestra. Poi vedremo ciò che decideremo di fare nel prossimo campionato. Il presidente Marco Sant'Andrea me lo comunicherà. Foto ultima di rito nella porta di Siena, tutti insieme appassionatamente. Ego Siena batte Riva Molteno, si abbracciano bello. L'abbraccio del portiere Randes con Glisic. Ego Siena batte Riva Molteno 34-32. Adesso aspettiamo la salita in zona interviste di chi le due panchine vorranno portarci per andare a fare il punto della situazione finale in casa Ego Siena e in casa Riva Molteno. Siena chiude con 13 vittorie. Poi 13 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Con allora 34, vediamo, erano 785, 34 fa 9. 814 gol fatti, ne prendiamo 32 purtroppo, erano 786 e 32. Finiamo con 8. 818 subiti, Maluccio, benino l'attacco, Maluccio purtroppo la difesa. Allora, io mi accomiato da Eleve Sport, vi ringrazio della ospitalità concessa, mi è un onore. 34-32, Ego Siena batte Riva Molteno, adesso tra qualche minuto le interviste. Grazie, al prossimo campionato, è stato un piacere ed un onore. Stronelli, allora dispiace, siete scesi a Siena già sapendo qual era il vostro destino, avete giocato una gran bella partita, avete condotto per larghissima parte del primo tempo, volevate lasciare il miglior ricordo possibile. Che campionato è stato?
Beh, è stato un campionato in due fasi. La prima parte molto negativa, dove si è fatto fatica a raccogliere punti. Fino a dicembre, insomma, a gennaio eravamo ancora a 2 punti, quindi era molto difficile poi risalire. Ci abbiamo provato, ci siamo rimessi in corsa, c'eravamo. Poi chiaramente quando sei in corsa e tutte le squadre davanti fanno punti comincia a essere più complicato e non ti puoi permettere nessun passo falso. Noi l'abbiamo fatto, se il passo falso si può chiamare perdere di uno a Fasano, insomma l'abbiamo Hai fatto. battuto Cassano Magnago, Sì, hai fatto noi forse abbiamo. qualcosina più addirittura di Siena in quella parte della seconda parte mediana del ritorno. Sì, lì abbiamo fatto, noi abbiamo fatto, comunque eravamo tra le prime 7 squadre nel girone di ritorno a un certo punto come rendimento. Abbiamo fatto punti a Bolzano, abbiamo vinto a Bressano, è chiaro che poi pareggi in casa con Trieste e lì cominci poi a avere problemi perché gli altri vanno avanti, quindi insomma era da vincere quasi tutte le partite nel ritorno, ci abbiamo provato, però poco da dire, io sono arrivato a dicembre, a fine novembre, a Molteno a sostituire l'altro allenatore e penso che abbiamo fatto un buon lavoro, niente da dire, insomma sono contento dei ragazzi, hanno dato tutto, anche oggi si è visto comunque, se non sbagliamo i due contropiedi alla fine siamo È pari, un rigore. vabbè, i rigori si possono sbagliare anche, ci può Ma stare, quando però i certamente contropiedi non è alla vero che fine sì. cominciano a essere poi in quel modo, vabbè, quindi niente, però sono comunque contento e onorato di aver fatto parte del Molteno per quest'anno. Senti, l'intellaiatura ve la portate il prossimo anno, ci riprovate? Provate subito a tornare. Beh, questa è una decisione che deve prendere la società, loro ci stanno pensando e vediamo cosa fare. Comunque questa è una squadra che se dovesse fare un anno di A2 sarebbe veramente solo un anno perché sono bravi, sono strutturati e già per fare il salto immediato in un anno, quindi non c'è molto da preoccuparsi secondo me. Dietro ci sono degli under 19 anche molto validi, quindi Molteno ha un ottimo futuro e credo che tra qualche anno se ne sentirà parlare ancora. Tra l'altro, il campionato purtroppo contraddistinto dal Covid, palasporti vuoti, per voi avere il pubblico era un incentivo in più, una marcia in più, aveva contato tantissimo l'anno scorso. E trovare come giocare qui e giocare da voi a spalti vuoti è un cazzotto in un occhio. Sì, sicuramente è brutto e questo è una cosa che valeva per tutti, non solo per noi, ma chiaramente per le piccole realtà come Molteno magari contava un pochino in più perché aveva un ottimo seguito, un palazzetto con una tribuna sola e chiaramente questo aiuta, ma soprattutto nei momenti di difficoltà della gara e quindi questo un po' è mancato, però pazienza. Auguri, Grazie. davvero in gamba, grazie, piacere averti conosciuto e buon cammino futuro. Grazie anche a voi. Buon rientro, Grazie. grazie. E dunque Mister Onelli che analizza la sconfitta con gli altissimi onori delle armi.
Allora arriva Stefano Alceri che chiude con 8 gol la puntata di oggi con Riva Molteno, 2 rigori, torna finalmente la vittoria che mancava dalla vittoria contro Trieste di qualche tempo fa. Chiudete a 31 punti, ne avete lasciati però troppi e vi siete preclusi di giocare per le coppe. Sì, diciamo che da gennaio, da quando sono arrivato, c'erano obiettivi differenti. Poi dalla Coppa Italia tutto un po' è cambiato, Pablo è andato via, e quindi un po' la situazione con noi giovani in squadra, che diciamo abbiamo una media d'età intorno ai 22-23 anni, che comunque siamo fatti valere, non è stata diciamo all'altezza di quelli che erano gli obiettivi che appunto a gennaio si erano prefissati per la società, per la squadra. Comunque noi siamo fatti sempre valere, abbiamo dato il massimo e niente, non c'è nulla da recriminare, l'impegno è stato sempre al massimo, lo dicono i risultati, anche tante volte magari la sfortuna di perdere di uno, di ricevere un gol per inesperienza o altro, insomma. Quindi io sono contento di questi 5 mesi, sono contento di come è andata comunque la stagione, perché dopo quelle 3 sconfitte di seguito abbiamo cacciato il carattere, perché dopo 18-19 anni secondo me bisogna anche soprattutto in Italia, che ci sono tanti talenti soprattutto nella nostra squadra, bisogna cacciare il carattere, quindi far vedere che in campo possiamo stare tutti. E l'abbiamo dimostrato dal portiere all'ultimo che arrivava all'allenamento, quindi nonostante tutto noi ci siamo ben comportati e sono molto contento di tutti quanti. Credo che i programmi societari dicano che la Ego ci vuole riprovare in maniera molto molto più importante il prossimo anno, facendo conto anche di ritrovare, voglio dire, 100, 200, 300 quelli che saranno gli spettatori. Giocare nelle cattedrali vuota è stato un cazzotto per voi, un cazzotto per noi, per tutto il movimento, e giocare a spalti muti certamente non ti porta quella voglia in più. Ah certo, hai detto bene, una voglia in più che io avevo trovato quando da avversario per la prima volta sono entrato qua quando giocavo con Bolzano, e mi sembra che di ricordare male c'erano 3-4 mila persone, e quindi questo vuol dire che Siena è una città che ama lo sport, che comunque se ci si lavora bene con tanti sponsor, insomma sono ignorante in materia, però se questa è una città che sa dare tanto allo sport, abbiamo visto anche con il basket, con la pallavolo, quindi ai giocatori gasa poter giocare con un pubblico voluminoso, no? E quindi non lo so, non so ancora i progetti della società, non abbiamo ancora parlato, e io devo ancora parlare, sono rimasto contento di questi 5 mesi, ovviamente tornando alla Finlandia avevo altri obiettivi, però purtroppo le cose quando vanno bene siamo tutti sorridenti, quando invece vanno un po' meno bene è lo sport, è la vita, quindi dobbiamo solamente accettare, andare avanti per crescere, questa società può crescere tanto. Al di là dei progetti della società, insomma, il mercato è vivo già da un po', in realtà alcune voci di mercato vorrebbero quasi tutti via da Siena, non so quali sono i tuoi progetti per il futuro. Ma sicuramente io dovrò rifinire questa voce che probabilmente esce anche su di me, però io devo ancora parlare con la società, dobbiamo ancora metterci d'accordo su tutto, se andrò via o meno. Se andrò via avrò un bellissimo ricordo di Siena, da quando ho calcato questo palazzetto che mi ha fatto anche riprendere da una bruttissima esperienza che ho avuto in Finlandia dal punto di vista sportivo, che comunque non è stato un fallimento, però mi ha aiutato tanto questa società a riprendermi, a segnare, a stare in campo, a sorridere, a stare con gli italiani, che comunque conta tanto. Però questo, a parte gli scherzi, io niente, non parlo del mio futuro, ora devo ancora smaltire l'ultima partita che è una vittoria, e quindi stasera andiamo tutti a festeggiare e poi quest'estate vedremo, insomma. Alla fine del campionato qual è il bilancio dei mesi che hai trascorso qui a Siena, bilancio sia di squadra che tuo in questa avventura esperienza senese? Ma io a Siena mi sono trovato bene, purtroppo sono arrivato in un periodo dove il Covid in Italia era diverso dalla Finlandia, quindi magari lì non si viveva tutto questo stare a casa, i posti sono sempre chiusi, e proprio questo mese qui abbiamo anche ricominciato a uscire, no? Tutti insieme, quindi riassaporare un po' quella che è la realtà della vita in sé, non solo sportiva. Quella sportiva spero che torni presto, come ho detto, perché appunto, ripeto, è una società che se si lavora bene a livello di sponsorizzazione, di pubblicità soprattutto, la gente ama lo sport qui, quindi il palazzetto lo riempi e fai tanto, tanto chiasso, come si dice, in gergo un po' brutto, no? Però io in questi 5 mesi ho trovato una società che mi ha appoggiato tanto, che mi è stata vicina dal punto di vista fisico, mentale, dall'allenatore che comunque mi ha dato fiducia dall'inizio.
Quindi niente, adesso in questi 5 mesi posso solo parlare che bene e sperare che la società continui e porti in questo palazzetto che secondo me è uno tra i più belli, anche se la società è nuova, però è uno dei palazzetti più belli dove se porti tanta gente può veramente far tanto. Grazie a Stefano Arcieri. Bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie a voi.